Fabiana Dadone, deputata del Movimento 5 Stelle, qui in via Cavour in questo appuntamento a doppia faccia, double face, sia per Giorgio Bertola che è il vostro candidato presidente, ma anche per Giusy Giambra che è la candidata sindaco per la città di Bra. E io partirei proprio da Giusy Giambra, secondo te che candidata è per la città e che cosa può proporre ai cittadini forte di quello che è appunto il Movimento Pentastellato? Giusy Giambra secondo me è un'ottima candidata, siamo molto contenti che il gruppo l'abbia scelta, arriva da un lavoro che è quello di 5 anni fatto dal precedente consigliere comunale Claudio Allasia, che senza dubbio va ringraziato per il grandissimo lavoro fatto. Credo che anche Giusy potrà apportare tantissimo a questa città, spero possa essere addirittura sindaco, qualora anche solo fosse consigliere comunale, sono certa che accenderà una luce in un consiglio comunale nel quale finora abbiamo avuto un consigliere comunale e ambiremo a diventare sindaci e poter amministrare questa città tutti insieme, con l'aiuto dei bredesi chiaramente. E invece, parlando della regione Piemonte, che candidato è Giorgio Bertola e quali sono i suoi punti forti, che ovviamente anche tu stai sostenendo in queste settimane e sosterrai ovviamente fino all'appuntamento elettorale? Giorgio secondo me è il candidato naturale a fare presidente della regione per il Movimento 5 Stelle, anche lui è un attivista storico, ha fatto già 5 anni in consiglio regionale, è una persona precisa, equilibrata, studia molto, molto istituzionale, ha una grande capacità di ascolto dei territori, delle esigenze, una capacità di connessione del lavoro tra i consiglieri comunali, la regione e il Parlamento, quindi penso che potrebbe essere un ottimo presidente per la nostra regione. E visto che dall'altro lato ci sono sia centrodestra che centrosinistra che candidano di fatto volti che non sono volti nuovi perché li abbiamo già visti, penso che potrebbe essere un'ottima opportunità per la nostra regione di far amministrare il tutto ad una persona che non ha mai governato la regione Piemonte, quindi diamoci questa opportunità tutti insieme. E invece parlo ovviamente da cunese, quale sei, quindi siamo così portacolori della provincia Granda, com'è questa tua esperienza tra virgolette romana, quindi da deputata, quali sono gli spunti che ti porti via in tutte le settimane e quello che riesci a dare anche insomma come personalità politica, ecco. Si è fatto un domanda difficile, lo so. Sì, è una domanda un po' difficile. Questi 6 anni sono stati molto intensi, tra la maggioranza e l'opposizione c'è una differenza notevole, chiaramente in maggioranza si riescono ad ottenere molti più risultati, tanto lavoro sul territorio perché si torna tutti i weekend, lo fanno tutti, si discute sia con i sindaci, con gli amministratori, con le associazioni, si portano i punti giù a Roma e si riescono ad ottenere grandi risultati. Poi per quel che riguarda il programma nazionale, nella mia commissione affari costituzionali, che è sempre la stessa, sono affezionata, si è fatto un buon lavoro adesso sulle leggi costituzionali, da un lato di riduzione del numero di parlamentari e poi la legge di iniziativa popolare, quindi insomma il lavoro se ne sta facendo tanto, è duro, è lungo, ma secondo me è molto appassionante.